Da questa mattina all'alba vasta operazione dei carabinieri contro la 'ndrangheta in Emilia-Romagna ed altre regioni, tra gli arrestati anche persone residenti o con contatti nel Parmense. Sono numerose le segnalazioni che in questo ultimo periodo arrivano in merito a furti in appartamenti, case e ville di Borgotaro o anche in pieno centro. La gente chiede più sorveglianza. Venditori o installatori di apparecchi gas si aggirerebbero in questi giorni nel territorio di Albareto. Il sindaco Riccoboni specifica che non sono assolutamente mandatari del comune. È nata ufficialmente nella sala consiglio del municipio di Berceto, alla presenza di tanti cittadini, la prima cooperativa di comunità. Presidente è stata eletta Valentina Frizzon. Questa sera per lo spazio Scuola Aperta conosciamo meglio l'indirizzo Scienze Umane presso lo Zappafermi di Borgotaro, attivo dal 1996 e naturale erede del vecchio istituto magistrale. All'Auditorium Mosconi di Borgotaro domenica pomeriggio si è tenuto il secondo appuntamento della rassegna Tutta colpa della musica con brani della colonna sonora della nostra vita. Buonasera telespettatori di RTA, benvenuti al nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca. Una vasta operazione da questa mattina da parte dei carabinieri contro la 'ndrangheta in Emilia-Romagna, che ha coinvolto però anche altre regioni, Lombardia, Piemonte, Veneto, Calabria e Sicilia. Migliaia di carabinieri impiegati con il supporto di elicotteri. La Procura distrettuale antimafia di Bologna, che ha coordinato l'inchiesta, ha ottenuto dal GIP del Tribunale una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 117 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, intestazione fittizia di beni, reimpiego di capitali di illecita provenienza, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altro, commessi con l'aggravante di aver favorito l'attività dell'associazione mafiosa. Tra gli arrestati vi sono anche diverse persone residenti o con contatti nel Parmense. Contestualmente le procure di Catanzaro e Brescia hanno emesso altri 46 provvedimenti per i medesimi reati. Imponente lo schieramento dei carabinieri impiegati in arresti e perquisizioni. In Emilia, dicono i carabinieri, accertata la presenza della 'ndrangheta che ha assunto una nuova veste, colloquiando con gli imprenditori locali. Voltiamo pagina, ma è sempre cronaca in primo piano, perché in questo periodo sono davvero numerose le segnalazioni che arrivano e giungono in merito a furti in appartamenti, case e ville di Borgotaro, anche in pieno centro. Ovviamente i cittadini sono preoccupati, spaventati e chiedono una sorveglianza maggiore. Siamo in Viale Bottego, uno dei posti più rassicuranti della Valtaro, uno dei posti più rassicuranti di Borgotaro. Qui si passeggia, qui si sta in compagnia, si fa le vasche quando c'è freddo, quando c'è caldo, si sta in compagnia, appunto, ci si scambiano i primi baci quando si è piccolini, ci si sente sicuri. Ecco, questo è il centro, uno dei centri della valle, è sempre meno sicuro. Perché? Perché nei giorni scorsi sono successi tanti fenomeni brutti, fenomeni di cronaca nera, di cronaca che riguardano i furti nelle abitazioni. C'è qualcuno che ci ha preso di mira perché c'è la crisi, perché ormai le città sono svuotate di averi, e qui ci sono delle case che sono facili da svaligiare. Quindi succede che qualcuno va a lavorare al mattino, torna al pomeriggio e trova la casa sventrata. C'è il notaio che è a Berceto, che arriva per fare un atto e trova la sua casa di campagna completamente svuotata, addirittura col camion. C'è la persona che porta la moglie malata a fare la chemioterapia e si trova anche lì tutti gli averi, le cose belle di una vita, gli ori, i ricordi di tante cose sparite che verranno fuse chissà dove, chissà cosa, in che cosa si trasformeranno, in qualche compro oro di qualche zona dell'Europa. Bene, nei giorni scorsi i sindaci della valle hanno scritto una lettera molto accurata, perché hanno paura del lupo. Questo animale ha quattro zampe, poi fra le altre cose forse quello che fa più danni è un animale con tre zampe, perché una l'ha lasciato in una tagliola e ha mangiato qualche cagnolino di qualche
di qualche persona, ha mangiato anche qualche animale domestico, ma i lupi a due zampe ce ne vogliamo occupare? Perché sembra che qui la videosorveglianza non funzioni più tanto bene, perché la manutenzione, noi ci siamo presi la briga di, in maniera informale, di chiedere ad alcuni manutentori, sembra che alcune telecamere non funzionino più, ma il potenziamento di tutto quello che è la sicurezza dei cittadini, l'attenzione su questi temi, è vero che ci sono i lupi con quattro zampe, anzi con tre, ma quelli con due zampe che viaggiano con delle automobili scure di grossa cilindrata con tasca estera, che anche ieri sera sono stati segnalati alla nostra emittente, a Bedonia, a Borgotaro, ecco, questi lupi, vogliamo fare qualche cosa? Ecco l'immagine di queste due persone anziane, di queste due vecchiette che in Viale Bottego passeggiano tranquille alle 2 di una domenica pomeriggio, e deve essere quello che ci deve spingere a migliorare questo sistema, che ci deve spingere a difenderci, ad avere gli occhi aperti, a collaborare con le forze di giustizia e a diventare cittadini attivi. Ecco, è brutto da un emittente fare queste tra virgolette paternali, ma tutti i giorni ci ferma qualcuno perché questo pericolo, questa pericolosità è sentita nell'aria sempre di più. Ecco, queste due persone anziane devono poter camminare tranquille per il resto della loro vita. Il sindaco di Albareto, Davide Riccoboni, interviene oggi in merito ad alcune segnalazioni pervenute da parte di cittadini, di venditori o installatori riguardante installazioni o manutenzione di apparecchi gas. Riccoboni comunica che non sono mandatari del comune di Albareto, tuttavia è giunta comunicazione di incaricati di ditta privata, più precisamente della Securgas, che effettueranno vendite a domicilio e installazione delle canne del gas a norma UNI 7140 del 2013, obbligatoria ogni 5 anni. Questo rientra in trattative tra privati, dice Riccoboni, libera scelta di trattare con un'altra ditta di fiducia o meno. Ricordo, conclude Riccoboni, che non è obbligatorio far entrare in casa gli incaricati di questa ditta, perché questo rimane una libera scelta di ogni singola persona. Ed ora parliamo del documentario di Francesco Barilli, Poltrone Rosse, che sarà proposto domani giovedì a Borgotaro. Si parla di Parma e del cinema, della 71esima mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, quindi Parma e i suoi cineasti, i suoi luoghi e i suoi quadri. La serata comincia alle 18.30 con l'Apericinema con Michele Guerra e Nicola Tasso e la presentazione del documentario che avverrà presso il ristorante Roma Borgotaro. Poi alle 20.30 ci sarà la proiezione del documentario a Palazzo Tardiani e a seguire l'incontro con Michele Guerra, che è sceneggiatore del documentario e docente di storia e critica del cinema dell'Università di Parma, e Nicola Tasso, che è montatore proprio del documentario. Questa serata è organizzata dall'Istituto di Istruzione Superiore Zappafermi e dall'Amministrazione Comunale di Borgotaro, nonché dall'Unione dei Comuni. E ora parliamo della cooperativa di comunità che è nata ufficialmente davvero pochissimi giorni fa nel comune di Berceto, è nata nella sala consiglio del municipio alla presenza davvero di tantissimi cittadini, c'è già una presidente, si tratta di Valentina Frizzon. Valentina Frizzon è il primo presidente nominato questa mattina della cooperativa di comunità di Berceto. Beh, una bella soddisfazione, perché il percorso è durato circa 6 mesi e si è arrivati già a un risultato concreto. Sì, siamo arrivati a un risultato concreto. Ho visto anche molte persone che hanno partecipato, non ci credevo, anche perché il tempo, quando c'è stata la prima riunione c'è stata anche la neve e non ho visto nessuno. E invece adesso con il sole sono arrivati, sono usciti dalle montagne, sono arrivati, hanno dato la loro quota e soprattutto hanno dato la loro disponibilità a partecipare agli eventi che faremo. Beh, insomma, siamo a gennaio, la cooperativa è costituita, il periodo giusto per programmare una bella stagione turistica. Sì, siamo già pronti e adesso con l'aiuto di queste persone che hanno partecipato e che si stanno impegnando, andremo a darvi delle buone opportunità di turismo. I soci della cooperativa quindi agguerriti e pronti, soprattutto per l'Expo, per la stagione entrante, tutto in regola e con l'ufficialità di una partita IVA che coprirà tutto. Sì, siamo pronti per dare ospitalità in quest'anno molto particolare, appunto, dove Parma vedrà, e l'Italia insieme vedrà, un afflusso di turisti molto elevato. Ecco, Berceto, fra le altre cose, è al centro dell'attenzione mediatica grazie a Lucchi. Sarà un bel aiuto questo. Decisamente, Lucchi decisamente ama Berceto,
si prodiga molto, e il suo nome e il nome di Berceto è stato decisamente evidenziato, sì, evidenziato con le recenti regionali, e ci ha dato bella soddisfazione, devo dire. Luigi Lucchi, oggi è partita la cooperativa di comunità con tanta gente, già con un presidente, già operativa. Sì, è una soddisfazione, anche perché speriamo di farne altre nel nostro territorio comunale su altri argomenti. Questa è quella che considero più importante, perché dovrebbe sviluppare l'unica economia che abbiamo sul nostro territorio, che è l'economia turistica, che riguarda ogni abitante del comune di Berceto. Se noi attraverso la cooperativa e anche altre azioni come amministrazione comunale riusciremo a far capire che tutto il comune di Berceto vive su questa attività turistica, ogni cittadino di Berceto che viene a Berceto si iscriverebbe alla cooperativa. Ecco, personal branding. Luigi Lucchi potrebbe essere il miglior testimonial di questa situazione, perché ormai i media parlano solo di te a livello nazionale, e oggi si è visto il peso che c'è come persona, e in vista di un Expo che sarà molto povero, un Lucchi che invita i turisti dell'Expo a Berceto con una cooperativa di comunità potrebbe essere un buon sistema. Non vorrei sembrare un maschilista, ma credo che queste cose siano sempre demandate delle belle ragazze che in montagna ci sono. La Federazione Gilda UNAMS, in occasione delle imminenti elezioni per le rappresentanze sindacali della scuola, invita docenti e non docenti che lavorano nelle scuole statali della Valtara e della Valcena a rendersi disponibili per candidarsi alle prossime elezioni RSU interne alle singole istituzioni scolastiche. Gli adempimenti per formalizzare le candidature scadranno venerdì 6 febbraio. La Gilda si rivolge a tutti i professionisti del settore in modo ufficiale e pubblico, in quanto essa non ha legami o cointeressenze con i politici. Chiunque fosse interessato potrà rivolgersi al coordinatore provinciale della Gilda, Salvatore Pizzo, al numero 338 8103 820.